iniziamo. Vai! Una barzelletta per voi, Beth. Un uomo entra in un bar. No, la fine del mondo è vicina! I Mai avevano ragione, siamo noi che siamo rimasti indietro di 8 anni. In realtà questo non è il 2020, in realtà è il 2012, perché... 2012! Ricordiamo, è sbagliato, i Mai hanno ragione, il coronavirus, la peste! E il barista gli risponde. Ciao, Mario. Vediamo. Di solito. Il calendario Maya, che dopo 8 anni ci visita. Praticamente, secondo alcuni, il calendario Maya sarebbe giusto. Ciò che non sarebbe giusto sarebbe il nostro calendario, che ha saltato 8 anni. E secondo calcoli astrusi fatti nell'inferno di Dante, c'è una figura molto interessante: Minosse, il giudice dell'inferno. Il compito di Minosse è quello di giudicare le anime dei dannati. Quando i dannati hanno detto e confessato tutti i loro peccati, Minosse cinge attorno a sé la sua coda di serpente, e per ogni giro della sua coda i dannati sanno in che punto devono andare a posizionarsi. Ed è qui che bisogna fare un osservatorio. In base alla posizione dei pianeti, in base alle congiunture astrali, si può determinare come andrà la giornata, la settimana, o addirittura l'intero anno. Scusate, io pensavo posizione, perché sono girati allineamenti? C'è chi ci crede, c'è chi non ci crede. Quello che bisogna sapere è che tutti gli oroscopi, tutte le profezie, tutti i tarocchi, tutti i talismani, tutte le letture delle frattaglie, le letture dei fondi del tè, si basano su un principio semplicissimo. Segnatevi questa frase. Tutte le profezie hanno un significato divergente. Divergente vuol dire che il significato di una profezia può essere la qualunque. Nonostante che abbiamo comunque fatto 4 sciottini, tendenzialmente mi terrei soddisfatto, ma noi non possiamo lasciare il nostro pubblico senza la teoria del complotto, perché questo qua era più che altro un, diciamo, un debunker. Allora, una cosa che volevo aggiungere prima che, temo che tu cerchi il video, sai, nel frattempo, ragazzi, se vi volete iscrivere, lasciare la campanella, cliccare la campanella, lasciare un commento. Ah, che giusto, sta cosa non l'abbiamo mai detta finora, perché sì, noi ma... siamo molto... Non l'abbiamo mai detta, anche perché noi non vogliamo forzare nessuno, però se ci volete supportare, vi piaciamo, oppure non vi piaciamo, fate come vi pare. Ma comunque fateci sapere, in qualche modo. E direi di iniziare. Il tuo sapere con chi vive di luoghi comuni. In generale, tutte le civiltà precolombiane affascinano per la loro diversità rispetto alle altre, e tra le molte civiltà precolombiane spiccano ovviamente i Maya della Mesoamerica, dove svilupparono una civiltà nota per l'arte, per l'architettura, per i raffinati. Si abitavano la zona dell'odierno Perù, Guatemala. I Maya direbbero grandissimi idioti, non abbiamo detto la fine del mondo. Era ben avviata, studiavano l'astro ovviamente a scuola, omettono di dirtelo perché dopo si dovrebbe collegare la questione della religione Maya a essere in connessione con tutte quelle del mondo antico che veneravano antichi dei scesi dal cielo, e lo omettono perché altrimenti dopo le persone bravo c'era pure sul succederebbe anche perché stavo pensando a non riuscirono a scuola si parla delle civiltà precolombiane, ma non in maniera approfondita, mai affrontate in maniera infatti essi furono caratterizzati da un sistema di città stato e piccoli regni. Queste unità, questo, noi calcoliamo il tempo sulla base della nascita di Gesù di Nazareth. Scende, si presenta quest'uomo bellissimo, possente, con i capelli lunghi, la coda, digni. Ma lo puoi partire di nuovo la descrizione di Radice? Cioè, arriva dal cielo. Cioè, scende, possente, bello, capelli lunghi. Fisico muscoloso. Di Gesù. No, è per lui evidentemente. È bravo, dal cielo, capelli lunghi, muscoloso. Ma cioè, potrebbe essere, ma non vuole. Scendevano dal cielo e alla loro visione del mondo. Il sangue era considerato come una potente fonte di nutrimento per... E se pensiamo agli antichi dei come degli alieni, questo è piuttosto inquietante. Venivano fatti sacrifici sulla base concettuale che secondo i Maya era necessario affinché si mantenesse l'equilibrio del cosmo,
pensate un po', cosa c'entrassero i sacrifici con il cosmo, i Maya dovrebbero spiegarmelo. A quanto pare sapevano qualcosa che non sappiamo, fatto sta che il sacrificio di una creatura vivente era un'importante offerta rituale messa in pratica dai Maya per farsi amici gli dèi. Il sacrificio di una vita umana poteva essere l'offerta definitiva di sangue agli dèi e così i più importanti riti Maya cul 2012 e 2020. Ma questo esattamente non so se sia vero. Paolo Tagalogin in una serie di tweet poi semplicemente eliminati ha detto che per il calendario giuliano sul calendario gregoriano parliamo semplicemente di interpretazioni personali su date antiche che non sappiamo nemmeno se sono giuste. La paura di un'apocalisse rinnovata dai titoli clickbait che controllano. Bravo! Parliamo in giro per il web, è infondata, poiché, cari amici, vi ripeto, la fine di un ciclo per i Maya non significava l'estinzione della razza umana. Come... Allora... È rimasto il povero sole! No, io vorrei fare una premessa. No, aspetta, prima della premessa perché ho alcune cose da dire. Prima che me ne dimentico, prima contiamo i punti. Ho visto già Allora, praticamente, noi eravamo 2-2-2. L'ultimo apocalisse è stato quello che si definisce in inglese il tiebreaker. E tu hai perso. E io volevo dire una cosa su questo. Prima lui aveva detto solare. Quindi era giusto. Ok, aveva detto solare, tu l'hai reclamato? No. Sti cazzi. Quindi merito la sconfitta. Cioè, io non l'ho sentito. No, io l'ho sentito. Lei forse l'aveva sentito. Se tu l'hai sentito, non l'hai reclamato, che colpa ne ho io? Sono tuo padre. Ora ti bevi i sciottini. Allineiamoli. Inizio col sole. Ok, mentre tu ti bevi, io vuoi fare il mio piccolo appunto e poi parlate anche voi? Giusto. Molti non sanno che c'è almeno uno, dico almeno uno perché è quello che conosco io, stato nel mondo che usa un calendario giuliano o simil giuliano, non so se è proprio giuliano ma è molto simile, in cui in questo periodo sono, per loro calendario sono nel 2012. Ed è uno stato che io ho visitato, sto parlando dell'Etiopia. Loro usano, essendo molto cristiani, questo calendario giuliano, quindi loro sono, non solo sono... nel 2012, ma sono, se non ricordo male, 7 giorni indietro, qualcosa di questo tipo. Quindi magari la fine del mondo sarà fra 7 giorni. Lo vedremo tra la prossima puntata, non lo so. Cioè, ma come si approcciano col resto del mondo? Loro lo sanno, perché comunque loro vedono le nostre notizie. Loro, il loro calendario è nel 2012. Aspetta, se voi pensate che questa sia una cosa assurda, la cosa assurda che dico è la successiva, la cosa più assurda. Per noi... il giorno scatta a mezzanotte. Sì. Esatto. Per loro scatta alle 6 del pomeriggio. Quindi per loro... Cioè tu ceni il giorno dopo? Sì e no. Cioè sì. Tu fai cena e pranzo lo stesso giorno? Però in giorni diversi per loro. No, per loro, per loro è lo stesso giorno. Per noi in realtà è la cena di un giorno e il pranzo seguente. Sì, esatto, per il giorno. Invece loro fanno il contrario. Giorno. Esatto. Quindi per loro le 6 del pomeriggio scatta... a mezzanotte. Per loro è mezzanotte, però per noi è la nostra, sono i nostri 7 pomeriggi. Me lo ricordo perfettamente, perché punto uno... Cosa facevi tu alle 6 in Etiopia, quindi? Sarà, forse bevevo, perché costava poco, perché io avevo finito di lavorare e poi mi metteva bene. Ma quindi c'erano posti aperti comunque, se non No, assolutamente. Ma scusa, ma no, che ora, cioè, fondamentalmente per loro finisce la giornata alle 6. Alle 6 scatta il giorno dopo. Tutto, cioè appunto le persone smettono di lavorare a un certo orario, cenano prima delle 6. Cenano, ragazzi. La vita funziona esattamente come funziona qua, semplicemente è un modo diverso di conteggiare. Di contare il tempo, semplicemente alle 6 del pomeriggio scatta il nuovo giorno. Io mi ricordo perfettamente questa scena, io all'hotel, a sosseggiarmi una birra locale, tra l'altro erano buonissime. Sì, certo, beh, e in cui mi guardavo, cioè c'era la televisione, c'era il notiziario locale, ed era alle 7, quindi però era l'1. E me lo ricordo benissimo stavolta. Voi posso sapere, vabbè, ma cosa cambia se è al mezzanotte, a mezzo alle 6, non cambia niente. Eh no, perché prendo un appuntamento per un taxi, era il dramma. Perché se tu dicevi devi venire alle 6 o alle 7 del pomeriggio, perché magari avevo tipo l'aereo a mezzanotte, io quello devo fare in modo... che chi ovviamente traduceva per me, gli diceva l'1. Infatti io avevo imparato a dire qualche numero, ora non mi ricordo più, perché dovevo essere sicuro che quello diceva a quell'ora. Altrimenti, ragazzi, il taxi non arrivava all'ora che dicevi tu. Era il dramma. Cioè, tu pensavi di aver detto l'orario giusto, e invece no. Ragazzi, io... questa cosa, ragazzi... Guarda che figata per i compleanni.
Perché? Lo fai alle 6 del pomeriggio. È vero. Comunque, l'ultimo appunto. Il motivo per cui, c'è un motivo secondo me, per cui in Etiopia, diciamo, hanno, però il giorno cambia alle 6 del pomeriggio. Il senso qual è? Che essendo uno stato molto, 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 molto vicino all'equatore, hanno esattamente, non importa la stagione, quasi 12 ore di luce, quasi 12 ore di buio. Quasi. Ci può essere qualche piccola differenza di minuto in base alle stagioni, perché non è proprio sull'equatore. Però, quasi, quasi. Quindi, questo può essere, diciamo, il motivo per cui hanno deciso di misurare il tempo in questa maniera. Sì, sì, certo. Io devo aggiungere più niente, ho finito. Comunque, no, niente, io alla fine, ovviamente, ci siamo fatti trarre un po' in inganno dei titoli, non erano proprio dei complottari, anche se l'ultimo non si è capito, aveva un po' tendenze, non lo so, magari credeva a qualche teoria. Sì, diceva cose giuste e poi metteva là... Sì, perché metteva appunto... Instillava delle cagate. Però, tipo la piramide, ovunque. Ah, no, beh, secondo lui è un complottista, magari, che... Può essere. Ma comunque, fatto sta che... bene o male abbiamo sentito cose, cioè dei dati abbastanza reali, tutto sommato, da entrambi i video, solo che il primo era molto più sintetico, forse anche più chiaro comunque, perché è stato abbastanza chiaro secondo me il primo. Il secondo, cioè era molto, cioè partiva molto sparato, sembrava una macchinetta di informazioni. Beh, sì. Però penso che sia il suo personaggio, non lo conosco, quindi credo sia faccia così. Però. No, ma il primo sembrava... No, era un complottare assolutamente. Anzi, no. Dal titolo ci siamo aspettati, lo fosse, in realtà non lo era. Però comunque ci ha... Lo ringraziamo perché ci ha delizzato con, credo, quattro shottini. Parole, non lo so. Sì, totalmente sì. Quindi alla fine, grazie. Vabbè, anche quell'altro siamo riusciti a fare. Sì, sì, sì. Scusaci se ti abbiamo, diciamo, preso per complottare, però diciamo, dal titolo no, abbiamo pensato. Dalla maschera. Esatto. Altro. No, io parlo del primo video. Ah, il primo. Vabbè, più o meno. Il secondo clickbait ci ha ingannato. Il secondo era complottaro, per me. Per te è complottaro. Approvando. Con quella maschera. Anche io ho la maschera, però... No, ma la cosa che mi ha fatto scioccare è che praticamente lui ha detto a scuola queste cose mai andrei. È normale che non ce le dico. Perché? Ah, sì, infatti è stato... In Italia abbiamo una storia millenaria e a scuola tu non puoi affrontare tutto il dettaglio dei Maya. Perché, parliamoci chiaro, cioè c'è talmente tanta storia sull'impero romano, sul medioevo, c'è talmente tanto che a parte io non mi ricordo più niente. Ma cioè non è solo medioevo, anche prima, perché in realtà il medioevo è l'età buia di cui noi abbiamo poche cose, tra l'altro, poche testimonianze. Sì, però diciamo, quando tu fai a scuola, diciamo, la parte della preistoria è comunque più o meno veloce, te la spiego un po' veloce. Vabbè. C'erano i dinosauri, l'asteroide, ghiaccio. Ghiaccio, tanto ghiaccio, barriere, glaciali. Ora vi faccio una domanda e poi concludiamo con questa domanda. Voi sapete il punto di demarcazione fra preistoria e storia? Preistoria? C'è un momento nella storia in cui quello si segna la linea di demarcazione fra preistoria e non storia. Non me la ricordo, non ho... sarà qualche utensile. Vediamo che cosa potrebbe essere. Non è la ruota? No. Cos'è quella cosa che ci permette di assistere a capire quello che è successo in passato? Ah no, beh, con la nascita dell'alfabeto, credo, no? Fuochino, la scrittura, sì, l'alfabeto. Beh, è quello, giusto. Perché quando creano l'alfabeto che si passa poi alla storia, perché si ha la possibilità di testimoniare attraverso la scrittura. Esatto. Prima c'erano i geroglifici. No! Prima c'erano le cose che vengono tramandate da parole. Io parlo proprio della scrittura. Prima del i geroglifici è una forma di scrittura. Iniziano con i vari dischi, penso quel famoso Cretesi, probabilmente, non mi ricordo comunque. Ci sono tipo queste varie teorie, cioè lineare A e lineare B, che sono le prime due lingue che vennero create, inventate. Poi ora non mi ricordo nel dettaglio, però queste sono in sostanza. Altro da raggiungere, ragazzi, possiamo concludere? Ragazzi, prima che concludo devo dire questa cosa in maniera veloce. Se torniamo con un sesto episodio... Vuol dire che non siamo morti. Uno, e secondariamente avete la conferma che le teorie del complotto sono... Quello che so. Una buona serata, ciao.